Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti. È arrivato il nostro primo regalo di nozze. Oh mio Dio, non ci posso credere. È un pochettino presto, lo sappiamo, però ne avevamo veramente, veramente bisogno. Vi ricordate che vi avevo detto che la nostra lavatrice è vecchia, che Ma cosa bisogna domanda? Perché buttarla? dici buon pomeriggio che mi sono appena svegliato? Perché loro lo vedono il pomeriggio. Ah, no, in realtà sono tipo alle 10 del mattino. Sì, però loro di solito lo vedono alle 3. Ok. Quindi dire buongiorno alle 3 del Eh no, mi pomeriggio, no? vedono con la faccia sonnata, dicono sono le 3 di pomeriggio. Comunque, vi ricordate appunto che vi ho detto che dovevo cambiare la lavatrice perché è vecchia, perché è rotta, perché un sacco di motivi? Ebbene, mio zio, nonché mio padrino, ci ha fatto il regalo di nozze in anticipo. E cosa ci può aver mai mandato? Dall'Umbria qua? Lavatrice. La lavatrice. Quindi adesso facciamo l'unboxing della lavatrice e Gabriele proverà a montarla, cioè montarla, Collegarla. collegarla. Speriamo il bene, sono emozionatissima, non vedo l'ora di scartarla perché è stupenda. È una lavatrice stupenda. Ed eccola qua. È presente di tipo. Sì, l'ho preso l'antibiotico. La nostra nuova lavatrice. Lavatrice Candy. Forse è meglio che da una mano a gamba. Ce la fai, amore? Eh sì. Già da qui, anche se è ancora tutta incartata, la bellezza di questa lavatrice si nota. Guardate che oblò enorme. Tra l'altro c'è un aneddoto molto molto divertente su questa lavatrice, vero amore? No, Glielo vuoi dire tu? proprio io che da 10 minuti sembrava un po' tossico. Praticamente questa lavatrice è arrivata la settimana scorsa, mercoledì scorso. Il problema qual è? Che in realtà mio zio aveva pagato un servizio che comprendeva il portare su la lavatrice e portarsi via la lavatrice vecchia. Il problema qual è? Che nessuno a noi ha detto che dovevamo staccare l'altra lavatrice. Anche perché io che cosa ne sapevo? Ce la fai, bimbo? Va bene, ma se ne dico sì. Ok. Sta di fatto che appunto noi, non sapendo che dovevamo scollegare la vecchia, non l'abbiamo fatto. Di conseguenza non se la sono portati via. Ma ci hanno detto, vi lasciamo questa nuova qui, quindi l'hanno lasciata qui in cucina, e poi prendiamo appuntamento per venire a ritirare quella vecchia. Solo che, passata una settimana, la vecchia non sono ancora riusciti a venirla a prendersela. Però io e Gabo ci siamo abbastanza rotti le scatole di avere la lavatrice nuova che non possiamo usare qui in cucina. Quindi adesso la scartiamo e proviamo a collegarla, anche perché io la lavatrice dovrei farla. Guarda lì, che bello blu. Sembra molto più grande rispetto a quella che abbiamo noi come blu. Bianca. Mamma si può essere emozionati, ragazzi, per una lavatrice. Oh, che carina! Col botto. Guardate quanto è carina. È da 8 kg, 1200 giri. C'è anche il wifi, ragazzi. Guardate quante funzionalità che ha. Ah, questo è Praticamente. tutto il loro. Ah, guarda, c'è i tasti. Non li avevo visti i tastini qua. Ma che Tipo meraviglia! touch. Sì, fighissimo. E se notate, gli stessi simboli che c'ha l'asciugatrice. Montiamo dopo questo. Che bella. Mi interessava capire. L'attacco. Però vedo che ha tutti i tubi lei. Ah, fantastico. Questo dovrebbe essere lo scarico. L'ho presa. Il carico dov'è? Ah, è qua. Allora, invece del carico devo fare un pochino più di più. Vediamo. No, ma poi il fatto che hai i tastierini qua. Stupendo, ma è la prima lavatrice nuova che ho. Pinze, le prendiamo subito. Vediamo. Ah sì. Mi sembra, non lo so, mi sembra piccolo il cestetto in confronto a quello. Come capienza, intendo. Quindi bisogna pulirla bene. Ci sono i cosi qua dello scotch. Ricola, quindi c'è tutto. Nuova lavatrice, vecchia lavatrice. Ciao, ciao. Poi Sì, teniamo tutto. Faccio una cartellina e. Così mettiamo via quelli. Poi
Vecchia lavatrice, nuova lavatrice. Non c'è paragone. Prendi i tacchi, quelli bianchi. Si vede la differenza. Per far prima abbiamo anche tolto momentaneamente la porta del bagno perché sennò non ci passavamo più. Addio, lavatrice. Questo intanto mi serve. Ci sta a pennello. Poi. Ti ho già detto che sei molto bello a fare l'idraulico. Vediamo se tiene. C'era scritto di montare una cosa qua dentro, io non ho capito che cazzo è. Cazzo si apre? Qua, amore. Non c'è niente dentro. Ma c'era scritto di montare una cosa? Aspetta E non sai cosa? che non capisco dove. Ah, sopra. Fondo polionda. Quindi... Non che le istruzioni siano proprio fatte. Ma Vado perché per quello adatto. sembra il vetro, quindi questo dovrebbe alzarsi. Ma aspetta, ma che No, magari. l'ho smontato però. Ma aspetta, perché nei fogli che ci sono qua, possibile che non c'è scritto altro? Ah, forse è questo. Amore, ora se c'è qua. E qua ci sono dei disegni. Questa è la garanzia. Quindi no. Ah, era da mettere sul fondo forse. E come la solleviamo la lavatrice? No, adesso l'avevo messa per terra, ormai già collegato tutto. Secondo Ma dipende che cos'è, perché magari è importante. me. Fondo polionda. Sarà quello per la centrifuga, per non farla sballonzolare più di tanto, credo. Ma c'è scritto solito io un adesivo. Vabbè, te la sollevo come prima e guarda sotto. Ma ha aperto lo sportello, non può sollevarla. Scusa. Ha risolto il mistero, praticamente sarebbe stato questo pezzo di cartone che vedete va messo sotto la lavatrice per ridurre il rumore, ma sinceramente è un pezzo di carta, non è che serva a niente. Al massimo se vediamo che ne fa tanto. Ma non credo, questa qua vecchia mica ce l'ha il tappetino antirumore, perciò poi di cartone, cioè non è che dice un pezzo essenziale, non ce lo metto e vabbè. Carico dell'acqua, ok, che bella che è. Ci sta giusta giusta. Accendiamo? Sì. Amore, aspetta. Che carina! Vabbè, Vabbè, in inglese, tanto. scusa, si può impostare la lingua, credo. Sì, adesso non ne ho voglia. No, Ma dai! amore, se vuoi te la configuri tu. Cos'è sto segno? No. Metti una roba dentro. Scusate la ripresa pessima, ma sono col telefono di Gabbo e la sua fotocamera è praticamente rotta. Allora, se vi ricordate, io ho l'applicazione della Candy, ce l'ho già perché appunto ho collegato l'asciugatrice. Ora, dunque, stavo cercando di capire come funziona qua, che ci sono tutti i procedimenti. Ah, ok, ruota la manipola su posizione wifi, quindi qua. Ok. Poi. Cosa ci dice di altro? Apparirà sul display, infatti è apparsa lì la scritta Wi-Fi. Ora, attivazione Wi-Fi, entro 60 secondi, premere il tasto temperatura. Lo premi tu, è sopra. Oh, non succede niente. Apparirà Stay connected, però no. Tieni premuto. Non so perché non c'è scritto.
Riproviamo magari. Sì, qual era questo? No, per 3 secondi c'è scritto. Ah, ok, fantastico. Ora? Adesso apparirà sul display. Che sta connettendo? Perché hai sempre tutto che il GPS è attivo? Perché me l'ha richiesto l'applicazione. Vedrai che wifi machine. Aspettiamo che si connetta e poi vediamo insieme. Niente, purtroppo non so perché non riesco a fare la connessione sul telefono, probabilmente perché le indicazioni dicono che il nome del wifi di casa e la password non devono contenere caratteri speciali e siccome il mio modem si chiama Home and Life, però con la E scritta con il simbolo, ho paura che sia per quello che non me lo fa fare. Allora adesso sto caricando una lavatrice perché voglio vedere come va, che ci sono tra l'altro anche i miei panni da lavoro. Niente, mi dispiace solamente che non sono riuscita a collegarla con l'applicazione. Che comunque tramite app ti spiega praticamente tutti i vari simboletti che sono riportati sulla manopola, anche perché, ripeto, io ho sempre usato quella lavatrice lì che è vecchia, quindi quella la conosco, questa ovviamente non la conosco e ci metterò un po' a capire bene tutto. Comunque quello che stavo notando è che anche se è una lavatrice da 8 kg anche questa, il cestello è molto più piccolo rispetto a quello che avevo nell'altra, nella Uber. E la mia preoccupazione è che non ci sia il piumone, che non riesca a lavare il piumone dentro questa lavatrice. Non so perché i chili sono gli stessi, ma il cestello è molto più piccolo. Dovrò poi fare una prova, però se non entra il piumone è un problema. Però vabbè, adesso vediamo. Altra cosa che probabilmente non vi ho detto è che la lavatrice è di classe energetica A, quindi andiamo anche un attimino a risparmiare e come avete visto, ovviamente essendo che è nuova questa lavatrice, anch'io adesso dispongo della funzionalità eco che va dai 40 ai 60 minuti, quindi no, scusatemi, che va dai 40 ai 60 gradi e penso che i minuti vengano poi visualizzati sul display. Ma adesso vediamo, comunque. Proviamo a fare questa, proviamo ad accenderla, facciamo questo primo lavaggio insieme. Sono emozionata. Siamo pronti. Non abbiamo registrato i piedini. Quindi non sta fermo. Facciamo rapido 40. C'è scritto 40. Qual Qua e anche qua. No, è la temperatura? questi sono i minuti. Vedi? Ah, e qua ti dice che li lava a 40 gradi a 800 giri di centrifuga. Figo. Solo che non posso rimetterci questa sopra perché qua non avendo gli angoli, essendo smussato la rotellina, ovviamente non ci sta. Però mi piace che mi dica anche quanto tempo rimane. Contenta. La lavatrice ha finito. Esce questa scritta qua, quindi adesso vediamo. Sì, ha finito. Spegniamo la lavatrice. Ta-ta-ta-ta. E voilà, lavatrice fatta. Che bello, sono innamorata della mia nuova lavatrice Candy. Posso essere contenta? Sì, sono contenta. Sono veramente troppo contenta di questa lavatrice. È super super bella e sì, ancora dobbiamo cambiare le lampadine del bagno. Quindi abbiamo solo la luce dello specchio LED che funziona al momento. Però, promesso, poi le metteremo appena avremo il primo 2 minuti e soprattutto appena andremo a prendere la scala che abbiamo lasciato da Piero. Quindi niente ragazzi, siamo super super contenti, o meglio, io sono super super contenta di avere la lavatrice nuova. Non pensavo di arrivare ad avere 27 anni a dire sono contenta per avere la lavatrice nuova e su queste piccole cose uno si rende sempre più conto di quanto comunque si stia crescendo, no? Essere contenti per una lavatrice, però effettivamente sono al settimo cielo e ringrazio ancora tantissimo i miei zii. Mio zio e ovviamente mia zia, perché mi hanno fatto un regalo di nozze che è super, super, super top. È vero, è un regalo di nozze in anticipo, però dovevamo cambiarla e quindi loro ci hanno fatto questo meraviglioso regalo e non so neanche quante volte dire grazie perché sono
Sono veramente elettrizzata, poi è bellissima, è nuova, è tecnologica, non fa rumore, cioè ragazzi, ho finito di fare il ciclo della lavatrice, come avete visto, ma è di un silenzioso. Con la vecchia lavatrice, ogni qualvolta che c'era la centrifuga, era un casino incredibile, che dovevo chiudere la porta del bagno e la porta della camera, e invece questa è così silenziosamente silenziosa, non fa rumore neanche leggermente con la centrifuga. L'unica cosa che adesso ci rimane da fare è poi regolare i pedini, ma per quello aspetto mio padre, così che me li sistema bene lui, me li registra bene lui, così che rimane bella ferma. E adesso non ci rimane che attendere che Amazon venga a prendere anche la vecchia lavatrice. Perché ovviamente i miei zii mi hanno preso la lavatrice, questa qua, su Amazon, e quindi è su Amazon che hanno pagato il servizio in più di portarla a casa e ritirare la vecchia. Quindi per ora dovrò tenermi quella vecchia ancora un po' per casa, tanto adesso l'ho messo in camera nostra che nessuno si vede, tanto lì c'entriamo solo per dormire, non crea confusione, niente, l'ho messa dietro la porta e speriamo solo che appunto non tardino tanto a venirsela a prendere. Anche perché volendo portarla giù noi è un delirio perché pesa un macello e non ce la faremmo neanche in due ma neanche in tre, sarebbe troppo pericoloso. Quindi aspettiamo e speriamo solo che non ci facciano aspettare troppo. Niente, volevamo condividere questa cosa con voi, volevo condividere il mio primo regalo di nozze, grazie ancora zio e zia, sono contenta. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione grandissimo, ciao a tutti!